Viva la Radio Network, oggi siamo a Cagliari, al Cagliari Music Expo, per la finale di Sottosuoni, contest dedicato alle band emergenti sarde. Ospite d'onore di questa serata Beatrice Antonini, che è nostra compagnia. Ciao Beatrice. Allora Beatrice, sei considerata una delle migliori musiciste italiane degli ultimi tempi. Come ti rapporti in base a quello che dicono e scrivono di te? Allora, se me lo dici tu ci credo. Anche perché ti ho ascoltato e parlo con cognizione di causa. Allora, diciamo che quello che tu dici è una grandissima responsabilità, quindi io me la vorrei prendere volentieri, quindi spero che sia davvero così e me la prendo molto volentieri la responsabilità. E come mi relaziono a questa cosa? Ma io veramente devo ancora dimostrare tantissimo, anzi non vedo l'ora che esca il mio terzo disco, perché sai, è molto difficile far uscire dei dischi, quindi nel frattempo passano tantissimi anni, no? Quindi il mio primo disco è uscito nel 2006 e era stato scritto nel 2004, il secondo disco è uscito nel 2008 e era stato scritto nel 2006, cioè, quindi capito, c'è sempre un ritardo almeno di un anno e mezzo, quasi due anni, rispetto a quello che fai e quindi a quello che sei, no? E io invece ci tengo moltissimo che vada di pari passo la mia ricerca personale con la mia ricerca musicale, e quindi non arrivi dopo, no? Perché sennò poi magari vado sul palco e non rappresento realmente quello che vorrei rappresentare in quel momento, e quindi essere completamente coerente con la mia immagine interiore e la mia musica. Ecco. Ovviamente, quindi i tuoi dischi, Big Salon e A2, fanno parte di un disegno generale o consideri l'evoluzione, un'evoluzione continua di te e della tua musica? La considero chiaramente un'evoluzione, però che arriva sempre un po' in ritardo, no? Cioè che non è precisa in quel momento stesso in cui io sono la cosa lì, ma è un genere mutante che può diventare qualsiasi cosa quando più lo desidera, diciamo, nel momento stesso in cui lo desidera, quindi io, per me è la libertà più totale che si possa avere. E ho letto anche che hai musicato degli spettacoli teatrali, sì. Un spettacolo teatrale in particolare. Ma tanti, in realtà io ho iniziato quasi un po' anche con le musiche per il teatro, perché avendo fatto teatro, siccome suonavo, allora mi chiedevano spesso di fare le musiche, poi dopo un po' si sono iniziati a approfittare un pochino e quindi ho iniziato a fare spettacoli interi, quindi avevo il doppio delle responsabilità degli altri e più o meno poi quando ho lavorato guadagnavo uguale agli altri, quindi insomma dopo un po'. Ma c'è una differenza tra fare un disco e musicare uno spettacolo teatrale, e tu cosa preferisci in particolare? Io preferisco fare un disco perché è più libera come cosa, no? Però trovo comunque molto interessante anche lavorare con un soggetto. È più difficile perché devi seguire assolutamente, non puoi andare fuori tema, o se ci vai devi saperci tornare poi perfettamente. L'ultimo che ho fatto è questo per i bambini poi. Sì. E sono andata a vederlo, c'erano 300.000 bambini che si divertivano con le musiche appunto del mostro, però funzionavano, perché poi il mostro non doveva essere per forza la musica oscura, cioè io ho fatto il mostro Tom Waits, era praticamente una canzone tipo di Tom Waits, quindi c'era lo sgrunch, si chiamava, e non era altro che una specie di Tom Waits però peloso che cantava in quel modo. Nel panorama musicale italiano abbiamo poche vere cantautrici e molti interpreti. Diventa veramente difficile perché ti propongono una marea di persone e a volte con uno standard molto forte, uno standard di insegnamento, nel senso che comunque il livello è alto, no? Di qualità, per esempio in Italia si canta bene, c'è il bel canto, quindi la gente comunque quando studia canto lo sa fare, canta bene. Però poi non riesco, arriva un punto che non riesco a capire se poi c'è dell'altro oppure no. Sicuramente nella maggior parte dei casi no, perché non possono essere tutti bravi cantanti, insomma. Penso che molti siano bravi a imitare i bravi cantanti, insomma, non vorrei mai essere solo un interprete, insomma. Non... Poi per carità, ci saranno anche bravi interpreti. Però ti ripeto, faccio veramente confusione, vedo troppi, vorrei vedere più autori. Sei più legata proprio alla lavorazione del disco, alla scrittura delle musiche? Sì, vorrei vedere più autori in generale, ce ne sono pochissimi. Veramente, veramente la carenza più grande forse nell'ambiente musicale che c'è in Italia sono gli autori. Grazie a Beatrice Antonini per essere stata con noi. Barbara Cadoni, viva la Radio Network, Cagliari.